prima domanda che facciamo sul turismo, ma eravamo d'accordo, no? Sì, sì. Ci vediamo domenica sarà stata. Era una cosa alla quale teneva anche la squadra, finire questa partita e ritrovare un pochettino di felicità, perché quelle tre sconfitte avevano minato anche così l'umore di questi giovani calciatori in maniera anche così pesante. Per cui adesso che è venuta questa vittoria sono molto felice per loro che hanno ritrovato il sorriso e la felicità. Allora la domanda è questa, quella era il sorriso, adesso la domanda, mister Cioffi ha detto, sono stati 10 minuti e non abbiamo capito niente, è stata preparata sinceramente per la tua onestà che c'è sempre, è stata preparata per subito partire e stonare l'avversario, oppure è capitato che i ragazzi hanno preso subito la partita convinti che dobbiamo vincere e basta? No, noi volevamo vincere la partita mantenendo equilibri, questo ci siamo detti, anzi ci eravamo preparati anche a momenti difficili all'interno della partita a saper soffrire il sorrento non perdendo distanze tra i reparti, tra i singoli all'interno dei reparti, cioè essere forte anche all'interno di una partita che poteva magari diventare difficile, quindi noi abbiamo così cercato di partire forte come abbiamo fatto anche nella partita di Francavilla nel primo e nel secondo tempo, quindi abbiamo detto cerchiamo di nuovo questo approccio qui, però obiettivamente poi dopo la squadra ha fatto veramente bene, ma la squadra ha fatto bene, ha fatto un primo tempo molto molto buono sia sul piano del gioco con palla, ha fatto bene perché ha capito bene la partita, quando loro uscivano con le mezze ali sui nostri terzini noi cambiavamo sempre gioco tutta l'altra parte e trovavamo sempre il vuoto e andavamo nelle superiorità numeriche, quindi sono stati bravi a capire questo tipo di partita che si è venuta a creare. Ma soprattutto la cosa migliore che hanno fatto è che hanno fatto una fase difensiva preventiva mentre attaccavamo eccezionale, che è stata poi dopo la forza nelle prime 12 partite di questa squadra. Cosa voglio dire con questo? Che ogni volta che perdavamo la palla, dopo uno o due passaggi la riprendevamo subito alti nella loro metà campo. Quindi qua, diciamo qua, credo io si sia giocato molto della partita e molto della vittoria della Casertana. Quello che non facevano in altre circostanze quando arrivavano sempre titubanti e secondi sui valori. Dicevo, secondo valori c'è stato. Cioè, il concetto di vogliamo una Casertana cinica è estremamente pratica. Oggi l'abbiamo. Sì, sì. Io comunque dico anche che poi dopo la partita di Francavilla la tengo un po' fuori, ne abbiamo parlato anche ieri, la tengo fuori perché la squadra ha fatto la partita che doveva fare, poi dopo se vai a vedere magari sei stato punito oltremodo anche magari per delle insicurezze, delle paure che ti portavi dentro a fine partita, così ti sei ritrovato una sconfitta secondo me nettamente immeritata, ecco. È chiaro che le due partite precedenti non sono state giocate sul livello su cui possiamo giocare, e questo è sotto gli occhi di tutti. C'è stata una reazione forte a Francavilla, anche rimaneggiati, anche con gente che sta giocando anche oggi fuori ruolo, tantissimi, cioè, ma gente che si è messa a disposizione, ma tanto di cappello a questi giocatori qua. Tanto di cappello, io sono veramente felicissimo di questa gente, ma gliel'ho detto anche oggi quando abbiamo fatto la riunione prepartita che io per me loro sono giocatori forti, uno non deve disconoscere le proprie scelte in virtù magari di risultati che non sono magari quelli che uno si aspetta, perché così sconfessa anche se stesso e le scelte che ha fatto, quindi ci poteva stare magari. Vista la storia ci poteva stare un momento di flessione,
Ora io mi auguro che sia stato superato questo momento e adesso andiamo a vedere un po' di preparare subito questa nuova partita difficilissima, rotonda, con una squadra fisica su un campo piccolo, dove anche una squadra che ha fatto punti, io non ho visto neanche i risultati delle altre sinceramente, perché hanno vinto tutte quante, quindi, ma noi dobbiamo rimanere lì e quindi non hanno vinto tutte, alla nocerina, perfetto, sì, vabbè. Noi dovevamo fare questo. Diciamo che cioè, tutte le squadre hanno un periodo negativo, noi ci siamo giocati già questo bonus, mettiamola così, questo bonus negativo ce lo siamo giocati, adesso dobbiamo guardare avanti, ci sono queste due partite, rotonde e poi in casa. Poi la sosta. Quella è la cosa fondamentale. La sosta possono essere le due componenti che possono tornarci utili. Allora, io ho detto alla squadra dopo la partita di Francavilla il giovedì, ho detto concentriamoci su questa partita che viene domenica difficilissima contro il Sorrento e cerchiamo di vincerla. Poi cerchiamo di vincere quella dopo e quella dopo ancora. Le tre che ci separano dalla sosta. Poi quando verrà la sosta allora avremo modo di mettere tanto dentro nel nostro, tutto quello che non siamo riusciti a mettere perché giocando, ma noi praticamente ci spiazzano queste settimane con tre partite perché ci mettono in grande difficoltà perché noi non abbiamo avuto tempo per rodare determinate situazioni, quindi dobbiamo accelerare alcune situazioni, alcuni processi di crescita tattici, mentali, di convivenza tra i giocatori, perché non è che è detto che uno deve stare bene perché si spoglia nello stesso ambiente, possono nascere anche delle rivalità, delle situazioni, no, anche dove magari qualcuno può mettere se stesso un personalismo davanti agli interessi di gruppo e queste cose qua purtroppo quando c'è poco tempo dietro diventa ancora più difficile magari andare a lavorare su queste situazioni di equilibri interni che sono sempre stati ottimi, sono ottimi, però devono continuare a essere così. Ciò significa questo blackout di tre partite è nato anche da queste situazioni di personalismi che hanno prevaricato? No, assolutamente, no, stavo dicendo questo. Stavo dicendo, no, che alcune volte, no, magari quando non si ha tanto tempo per poter toccare tutte le cose che servono, no, si può anche incorrere, magari pigli una cosa e te ne scappa un'altra. No. Io ho sempre detto che gli equilibri interni di questa squadra, l'ho detto sempre, sono equilibri interni, sono stati fino ad oggi equilibri interni ottimi, dove ognuno cercava sempre di mettere se stesso a disposizione dell'obiettivo comune. Ecco, io dico che ci sono delle situazioni dove è normale che magari, faccio un esempio, c'è chi ha giocato mai, chi non ha giocato mai è normale che magari fa il musone oppure vuole andare via, ma questo non va a minare un equilibrio interno, ci siamo, ma questa non è una situazione che può minare un equilibrio interno nella maniera più assoluta, perché queste sono situazioni che in ogni squadra si verificano. La domanda che volevo fare, poi mi sono agganciato a quello che mi ha detto, la domanda che volevo fare, la situazione infortuni, in vista anche della partita di domenica, e soprattutto chi pensa di schierare tra i pali domenica prossima? La situazione infortuni, credo che oggi qualcosa si sia fatto di somma sul finire di partita. Sull'adduttore, forse a livello inserzionale, si sia fatto un qualcosina, non credo e spero nulla di importante. Chiedo scusa ieri
a Nicolau, poi gliel'ho detto personalmente perché l'ho dimenticato nella lista degli disponibili per la partita, invece c'era anche lui. E non volevo mancare di rispetto a Ottavian, sicuramente mi è sfuggito tra tante cose, quindi poi avremo, credo io, riusciremo a recuperare qualcuno tra Rainone, Sansone, forse più facilmente Rainone, credo, e anche Tufano. Ora dobbiamo vedere chi perdiamo, magari, perché Bovenzi ha fatto bene, ma è stata una scelta figlia del fatto che il ragazzo, anche se viene da un infortunio molto grave, aveva dimostrato una certa sicurezza nelle settimane in cui si è allenato con noi, e poi ci poteva dare la possibilità di non mettere tantissime date di andare in campo e alcuni anche fuori ruolo, e di mettere magari un attaccante esterno tipo Mansur, se no dovevamo giocare con due ragazzini come abbiamo fatto a Francavilla. Hanno fatto bene, per carità, contentissimo di come hanno fatto a Francavilla ad Ottavi e Cusumano, però così ci dava la possibilità di mettere un po' più di esperienza, magari abbiamo rischiato un qualcosina dietro, tra virgolette, perché era un rischio abbastanza ponderato. Ora chi andrà in porta domenica, non lo so, sinceramente. Posso dire una cosa? Posso dirti che non ti ho creduto quando abbiamo fatto la domanda su Bovenzi in panchina, tu dici se lo porti in panchina perché deve prendere aria di panchina, insomma, non ti ho creduto, perché un allenatore come te, esperto, non porta un giocatore in panchina che non può utilizzare. Non lo porteresti mai, e tu e tanti altri allenatori esperti, quindi in quel momento ho detto una parvenza per dire è pronto ma ancora non lo faccio giocare. Però sì, aveva bisogno di sentire l'odore del campo, dello spogliatoio, la tensione dei compagni. Com'è? Però era già pronto, ovviamente non l'avessi portato. È ben normale, perché se no era pronto, diciamo, era pronto magari a fare un subentro, pronto a giocare, ancora no. Però era sulla via per trovare una... Per intenderci, non era come Rainone e Lavello, insomma. Rainone e Lavello l'hai portato in panchina perché doveva stare... Sì, Rainone e Lavello era venuto in panchina per fare numero, sì, certo. Sì, sì. Facciamo fare una domanda a Pavale, già me l'hai interrotto tre volte, vai. Mister, te ne faccio un paio, è rapido, vai. Uno sui numeri. No, stavolta niente. Stavolta i numeri li tengo per me. Vai. Mister, vogliamo dirlo? Quanto faccia la crisi? Uno. Vai. Seconda cosa, quanto ti è fatto piacere che comunque un ragazzo un po' criticato in queste settimane come Fabiani abbia fatto non solo una buona gara dal punto di vista difensivo, ma abbia anche realizzato un gol? Grazie Nico. Vai. Terza e ultima, guardando al futuro, comunque guardiamoci a vedere 5 punti, tu non avresti mai immaginato comunque all'inizio stagione con un gap atletico spaventoso di 4 punti. Ok. Queste sono le domande. Allora, Panbianchi, parto dalla seconda. Sono contento che abbia fatto gol e che abbia fatto una buona prestazione, perché è un giocatore che ha nelle corde prestazioni sicuramente migliori di quelle che ha fatto, però anche lui ha pagato, come tutti quanti del resto, un po' questa partenza ad handicap, e sono veramente molto contento che oggi abbia fatto una buona prestazione e abbia fatto gol. Quattro calci alla crisi bisogna aspettare un attimino, perché io credo che bisogna sempre
stare sull'attenti quando si fa questo mestiere, non credere di aver risolto niente, perché questo è un campionato, è un inferno. Il girone H della Serie D è un inferno. Allora, se tu non sei un demone lì dentro non ci sguazzi bene, per cui bisogna aspettare ancora. Io sono convinto che la squadra ci abbia messo tantissimo di proprio per fare due prestazioni buone, le ultime due, però da qui a dire che siamo usciti, io dico, noi ora dobbiamo riprendere a macinare punti, perché è nelle nostre corde, al di là che ci mancano tanti giocatori, e la dimostrazione è stata oggi, non so con quanti under abbiamo finito la partita, sinceramente non è così. Secondo me anche di più, secondo me di 6, però questo vuol dire che al di là delle date di nascita sono tutti quanti inclusi bene. Poi c'era un'altra domanda ancora? Sì, la... tu comunque eri convinto di stare lì? No, io quando avevamo parlato con la società ci eravamo ripromessi di arrivare in questo periodo e stare più attaccati possibile, perdere meno strada possibile, questo avevamo detto noi. È chiaro che poi dopo, una volta che vieni così a sentire l'odore della vetta e poi dopo scivoli per 3 volte consecutive, ti sembra come magari non stai mangiando da tanto tempo, ti arriva un bel piatto di pasta, lo vai a prendere, lo rovesci a terra e ti cade dove non lo puoi mangiare, no? E noi siamo rimasti un po' così, però io dico che se questa squadra capisce anche quelli che sono un attimino i difetti che stiamo palesando dall'inizio, e oggi ci sono stati, anche oggi, al di là di questa vittoria così netta nel risultato, cioè oggi ancora noi abbiamo dato concesso a Sorrento su errori tecnici, dove siamo andati superficialmente, sempre la stessa storia, cioè io vorrei prendere un gol dove ci mettono sotto e ci fanno delle giocate, invece noi alcune volte andiamo a sbagliare delle situazioni talmente semplici, no? Dove poi da un errore tecnico parte una situazione, una punizione, una traversa, e allora noi lì, se cresciamo in queste cose qua, possiamo aggiungere un tassello, che è un mattoncino, no? Nella forza e nella costruzione di una squadra che diventa ancora un po' più massiccia in campionato. Mister, l'ultima domanda prima di dare soddisfazione, sembra strano, ma ci tocca chiedere al mister, anche se non sei tu diretto interessato, gli vuoi dare indicazioni? Arriva qualcuno per rinforzare questa squadra? Ma deve arrivare qualcuno per forza, sì, ma noi lo sappiamo. Noi lo sappiamo che così siamo corti in alcuni ruoli, cioè oggi per dire abbiamo fatto un sacco di ipotesi, qualora si magari le partite in corso si fosse fatto male di somma o Panbianchi, dovevamo andare, ma anche cercando anche magari soluzioni e cambiando anche modulo, perché poi dopo sorgevano tante altre cose, dice vabbè cambi modulo, quindi magari vai a 3 ma ne metti 2 fuori ruolo, allora forse è meglio che giochi a 4 e ne tieni 1, sempre 2 però tieni il ruolo, cioè il modulo che tu facevi. Quindi sicuramente arriveranno dei giocatori, funzionali alle nostre esigenze, e auguriamoci che arrivino presto, ecco, questo sicuramente. Effettivamente, mister, qual è il reparto che lei ritiene più che vada puntellato? Ma numericamente siamo solo con 2 difensori centrali, quando 3 difensori centrali over, ora non stavo contando Rainone che era fuori, e quindi sicuramente anche per una questione di allenamenti ci vuole un quarto almeno per fare delle coppie di lavoro. Poi dobbiamo aggiungere qualche data di nascita che ci permetta, faccio un esempio, noi dobbiamo puntare
per migliorare, dobbiamo puntare dove andare a sistemare determinate date di nascita. Cioè, faccio un esempio: se tu vuoi partire con mettendo il 2003 a destra, il 2003 ti manca, ne devi avere un altro che ti gioca a destra, cioè, se no dopo diventa illogico e anche gestionalmente sbagliato. Perché? Perché devi fare un doppio cambio, devi mettere fuori magari una persona che sta facendo bene e quindi diventa tutto illogico. Invece dobbiamo stare molto attenti anche a questa logica, che è una logica fondamentale anche nella gestione del gruppo, perché giustamente uno non è che va fuori perché c'è una data, uno dice sto giocando bene, perché devo andare fuori? Perché purtroppo ci sono queste regole, queste grandi cazzate qua, perché sono solamente regole, ma veramente solo un folle può mettere una regola credendo che questa regola faccia bene al giovane, invece fa male al giovane. Fa male al giovane, perché queste date tu devono giocare, fai le rose di 22 giocatori, 11 over e 11 under che vanno dal 2000 al 2004, dai anche in uno, poi gioca chi vuole. Queste date imposte qua, tante volte tu non metti manco l'under bravo perché non può entrare, cioè, di che cosa parliamo? Quindi sono delle follie, ma poi è una cosa proprio... bravissima, basta, ma cambiamola, ma non serve a niente, è una cosa che c'è da 30 anni, tu vai a vedere quanti di questi fanno gli under in D e poi non giocano più, quindi ma che serve una roba del genere, non serve a niente. Se, allora diamo spazio alla meritocrazia, la meritocrazia vuol dire che il giovane fa 10 minuti, poi alza un attimo così l'occhio, gli viene il sopracciglio alla Carlo Ancelotti, panchina, un attimino, che devi capire, no, che ti devi riguadagnare un qualcosa, no? E poi dopo piano piano lo inserisci, non che devono giocare per forza, e anche se sono all'altezza, no? Tu li butti dentro quando ancora non sono pronti. E allora, quindi qua c'è da rivedere parecchio. L'ultima di Marotta? No, ci siamo detti tante cose, tutte importanti sicuramente, però io penso che lei con estrema lucidità abbia ridotto, perché quel calcio è una cosa molto semplice, abbia ridotto a due argomenti sostanziali la spiegazione di quello che è successo a Brindisi e Marigliano, che non deve succedere più. Lei ha detto che il segretario della vittoria è stato recupero palla in zona alta una volta persa, e ha detto che quasi sempre i gol subiti dalla casettana vengono dai voli individuali e tecnici. Siccome le assenze c'erano a Brindisi e a Marigliano, c'erano già che Brindisi e Marigliano, c'erano con Francavilla, c'erano anche oggi, siccome quindi non sono gli uomini forse che fanno tanta differenza, alla fine la spiegazione di questo blackout di due partite l'abbiamo trovata, no? Semplicemente un calo di concentrazione. Sei d'accordo? E come si fa a evitare che possa ricapitare in futuro una volta che ha capito? Sì, io sono d'accordo sul che alcune volte ci sono dei cali di concentrazione e dei cali di attenzione all'interno della partita, e noi non possiamo permetterci di averli. Poi io non ho parlato sinceramente di errori individuali, perché ho parlato di situazioni tecniche, perché sarebbe come nascondermi dietro un giocatore, e io mi dispiacerebbe tantissimo mettere magari un errore di un giocatore davanti a queste cose qua, no? Sì, ci sono stati. Parlando della partita di oggi, ho fatto un esempio, no? Che quando noi sbagliamo delle situazioni in tecnica semplici, l'abbiamo detto anche alla fine del primo tempo, no? Parlando con la squadra, cerchiamo di dare importanza anche a una cosa semplice, non andiamo a forzarla o a cercare una giocata importante, cerchiamo di fare bene le cose semplici. Certamente questa è una lettura giusta da parte tua. Noi dobbiamo tenere la giusta concentrazione, la giusta tensione e una resistenza nelle attenzioni all'interno della partita. Probabilmente alcune volte, quando perché il primo tempo abbiamo giocato anche a sprazzi bene, quando prendiamo questo tipo di possesso della partita e poi magari proviamo qualcosa in più. Ma io dico, facciamo una cosa, ogni 7-8 cose semplici cerchiamone una difficile, che già è un processo, è un percorso di crescita. Ok, grazie a voi.